marito. No, e io speravo di avere una vecchiaia un pochettino più tranquilla. Fidi dal governo, truffati dalle banche, traditi dal governo. Ho passato una vita a dire ai miei bambini, quando camminate abbiate la certezza di portare lo sguardo in alto. E mi ritrovo con un tradimento che viene da parte dello Stato, un tradimento becero, proprio micidiale, cattivo, che non ha tenuto conto delle persone anziane. Fuori! 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 Ci sono altri 60 miliardi di euro in pancia alle banche di obbligazioni tossiche. Hanno fatto passare i risparmiatori per speculatori, si dovrebbero vergognare. Non possono i cittadini pagare le scelte sbagliate delle banche. Innanzitutto è bene capire la follia del PD che prima in Europa approva il bail-in, cioè il fatto che si salvino le banche coi soldi degli azionisti, degli obbligazionisti e dei correntisti, poi vota per la trasposizione del bail-in in Italia e alla fine in maniera goffa, raffazzonata e dannosa fa di tutto per il salvataggio di quattro banche per non applicare questa normativa. Questa è la coerenza del PD. Il conflitto di interesse è clamoroso, cioè la Banca d'Italia è una società per azioni, non è un ente pubblico, cioè un ente pubblico economico di cui fanno parte come azionisti le banche che dovrebbero essere controllate. Per cui noi abbiamo che la Banca d'Italia è di proprietà delle banche, che per esempio le tre delle quattro banche che erano in crisi erano associate alla Banca d'Italia. Questo che significa? Significa che la Banca d'Italia, non avendo l'imparzialità necessaria per giudicare se una banca funziona o non funziona, i controlli non li fa. E questo già si è verificato al tempo dello scandalo Parmalat e abbiamo spesso denunciato questi conflitti di interesse che dovevano essere risolti con leggi, non affidando al buon cuore o alla corretta scelta della Banca d'Italia. Qui esiste una responsabilità gravissima di Banca Italia e di Consob e il governo invece di promettere cose che non potrà rispettare dovrebbe occuparsi di questo. Mentre il PD si pappa 45 milioni di euro facendosi una legge, la Boccadutri, con cui deroga anche ai controlli sui propri bilanci, noi restituiamo soldi, facciamo nascere nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per i cittadini italiani. Questa azienda, la Comislab, come tutte le altre oltre 740 imprese nate grazie ai soldi dei nostri stipendi, sono la dimostrazione di che idea di paese vogliamo realizzare. L'Italia è ancora una volta nel centro del mirino. La Commissione europea ha annunciato di voler far partire delle procedure per multare l'Italia per la mancata identificazione dei migranti. Ma in realtà l'Italia come lo ha gestito questo fenomeno? L'Italia l'ha gestito come gestisce tutte le situazioni di emergenza, nello stesso modo in cui ha gestito il terremoto dell'Aquila o qualsiasi calamità naturale. È stato gestito dai partiti come un modo per far soldi. Prima il fenomeno migratorio e il regolamento di Dublino andava bene perché si faceva in modo che tutti quelli che venivano dal Mediterraneo si fermassero in Italia e ci fosse una quota altissima da spartirsi per i partiti attraverso le cooperative. Oggi, dopo che le condizioni a livello globale sono cambiate, tutti si sono dimenticati cosa è successo in passato. Eppure solamente due anni fa, nel 2013, il governo Letta, sostenuto da questa stessa maggioranza che c'è in Parlamento oggi, ha approvato il regolamento di Dublino 3. Il Movimento 5 Stelle propone modifica del regolamento di Dublino e vie legali di accesso all'Unione Europea. Si parla di 3.500 morti nelle strade italiane ogni anno, 3.500 lutti, famiglie distrutte, danni irrecuperabili, danni enormi al nostro paese. Chi si mette in macchina dopo aver bevuto, dopo aver assunto droghe, dovrà avere la coscienza, la responsabilità di poter compiere un fatto che ha ripercussioni gravissime sulla vita degli altri e sulla propria esistenza. Questo è quello che richiedevamo. Il governo è intervenuto con la fiducia nell'iter di questo provvedimento e non è stato un bene, perché non ha consentito al dibattito di quest'Aula di poter esprimere tutte le potenzialità sulla questione del coordinamento logico-giuridico della norma,
che presenta dei varchi, varchi soprattutto, ricordiamo, proprio sul rigore che dovrebbe essere la cifra di questa norma. Quindi questo Parlamento viene messo nelle condizioni di non lavorare al meglio per problemi interni, tutti interni alla maggioranza, che purtroppo si riverbereranno sulla qualità di questa norma. Noi speriamo che non sia così, che alla Camera si possa ancora intervenire, grazie al bicameralismo che consente norme meditate quando si incide così pesantemente sulla vita delle persone. Un mese fa abbiamo dato il via all'esperimento del punto d'ascolto SOS Equitalia in Calabria. Lo sportello fino ad ora ha aperto 3 volte al pubblico ed ha trattato cartelle per un valore complessivo di 2.168.367 euro. I volontari hanno trattato tributi di ogni genere, dall'IVA all'INAIL, dalla TARSU all'odioso canone RAI. E in pochi giorni abbiamo scovato all'interno di queste cartelle ad esempio 72.753 euro di cartelle prescritte, di tributi prescritti. Abbiamo anche trovato valori del 57.120 euro di cartelle già richieste da Equitalia, già pagate dai nostri cittadini e nuovamente appunto richieste da quest'ente. Inoltre abbiamo trovato 5.500 euro di cartelle notificate in maniera completamente errata. Questo vuol dire che se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle al fianco di questi cittadini vessati, i malcapitati avrebbero pagato 135.573 euro in più rispetto a quello che era il reale valore del tributo. Questo perché ancora una volta Equitalia ci ha provato. Potremmo concludere dicendo di essere stati utili per più del 37% dei tributi richiesti dallo Stato, a vario titolo e in vario modo. Certo, quindi noi stiamo dando un servizio importante ai cittadini, un servizio che dà assistenza, sicurezza e protezione per i cittadini, cosa che lo Stato ha dimenticato di fare. Quindi un grazie speciale va a tutti i volontari che si stanno impegnando ad aiutare con il loro tempo e le loro competenze chi è caduto nella trappola di Equitalia. Ma si sa poco su TTIP perché è tutto segretato, però dalle poche cose che escono fuori si può intuire che chi ne soffrirà soprattutto sarà l'agricoltura italiana, perché si mettono in discussione innanzitutto le norme di sicurezza dell'agroalimentare, l'eccellenza agricola e la cosa più grave non si sa che fine faranno le IG, quindi le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche che per gli Stati Uniti sono inconcepibili. Quindi la nostra paura è che si voglia andare verso un'agricoltura tipo quella americana, industrializzata, di bassa qualità e monocultura, per favorire poi quello che invece è il libero scambio dell'alta tecnologia tedesca. Quindi noi stiamo svendendo la nostra agricoltura per far favore alle grandi industrie tedesche. Questa è l'Europa che non vogliamo. Il rischio di un livellamento verso il basso dei diritti legati al lavoro, della protezione sociale dei lavoratori, e già ci siamo portati avanti in Italia grazie a Renzi con il suo Job Act, che ha spianato il terreno a questo tipo di accordi transnazionali, per cui abbiamo già un livellamento dei diritti dei lavoratori verso il basso con l'abolizione dell'articolo 18 e la trasformazione dei lavoratori italiani in manovalanza a basso costo. La Finlandia è il grande malato d'Europa, un paese che ha sempre fatto le riforme, i compiti, tutto quello che gli diceva la Commissione, Draghi e quant'altro. Abbiamo visto tutti i paesi che hanno aderito all'euro e che sono entrati in questo progetto folle di casa costruita al tetto senza mettere in discussione fiscalità, diritto o altro, ci si è ritrovati ad avere una situazione di mercato interno europeo squilibrata. La Svezia ha potuto svalutare la propria moneta perché nell'Unione Europea è adotta invece la propria moneta che è la corona svedese, ha svalutato il 20% ed è riuscita a sopperire ai problemi della crisi. Invece la Finlandia adesso si ritrova con gli stessi problemi dei paesi del sud Europa. Noi qua in Europa stiamo cercando di dialogare con tutte le forze politiche, con onestà intellettuale, che vogliono un progetto dove si capisce l'errore, che è l'euro, si torna indietro, ognuno ha le proprie monete, e si continua in un progetto europeo di condivisione di idee e di principi. Ci chiediamo come mai in questo momento la risposta alle azioni dell'ISIS sia inefficace. Bene, in realtà potremmo trovare tante spiegazioni semplicemente guardando questa immagine, la condiscendenza assoluta e totale dell'Occidente, degli Stati Uniti.